Radio Animati in compagnia di Lorenzo e di Matteo, e siamo veramente lieti di averla qua con noi su Radio Animati, Cristina D'Avena. Ciao, grazie, eccomi qua. Allora, siamo qua perché su Radio Animati si è svolto oggi il Cristina Day, quindi una giornata interamente dedicata a te, ai 30 anni di carriera, perché sono passati 30 anni da bambino Pinocchio. Io vorrei però subito tornare indietro, molto indietro nel tempo, e chiederti, dal valzer del moscerino, potremmo dire che da quel momento in poi non ti sei mai più fermata, insomma. Che cosa è successo però dal valzer del moscerino fino a bambino Pinocchio? Allora, io ho iniziato a 3 anni, perché ho cantato il valzer del moscerino a 3 anni e mezzo. Dopo il valzer del moscerino io sono entrata a far parte del piccolo coro dell'Antoniano con la signorina Maria Leventre, e sono rimasta nel coro fino all'età di 11 anni. Dopodiché, all'età di 11 anni, ahimè, si andava in pensione, e quindi è come si dice, la pensione anticipata, per cui io dovetti uscire dal coro. Per fortuna nacque mia sorella, dopo 10 anni appunto nacque Clarissa, e anche Clarissa entrò nel piccolo coro, per cui io rimasi alla fine sempre in contatto e sempre nel piccolo coro dell'Antoniano. Finché un giorno, vi considera che io cantavo sempre, facevo, ho l'ospite, non so, nelle trasmissioni della RAI, cantavo le canzoni come ex del piccolo coro, insomma, comunque la signorina Maria Leventre mi faceva sempre cantare. Finché un giorno, negli anni Ottanta appunto, siccome Mediaset stava ampliandosi e stava in realtà ideando questo, diciamo, contenitore per ragazzi, che potesse essere un po' in contrapposizione, andare in contrapposizione un pochino alla RAI, cercava appunto una voce femminile che potesse interpretare le sigle dei cartoni. Si rivolse all'Antoniano, dice: voi che avete tanti bambini che escono dal piccolo coro, avete un nome? Questo poi ovviamente me l'hanno raccontato. E così è stato, dice sì, c'è una ragazzina, una bambina uscita dal coro da pochi anni, che ha una voce, insomma, che noi usiamo spesso anche, insomma, come solista per le nostre canzoni. E quindi mi chiamarono a questa riunione con questi signori di Mediaset. Io andai, una ragazzina, in realtà avevo 15 anni, 16 anni, quindi andai solo lì per parlare, così tanto per fare due chiacchiere. Un giorno conobbi Alessandra Valeri Manera in questa riunione, che era questa ragazza giovane che anche lei collaborava, insomma, ai primi tempi proprio con Mediaset, eccetera. Fatto sta che un giorno mi chiamarono dall'Antoniano proprio padre Berardo Rossi e il maestro Giordano Bruno Martelli, e mi dissero che Mediaset voleva conoscermi e voleva farmi fare un provino a Milano. E il provino, in realtà, che in realtà poi era la prima sigla, la dovevo fare con Augusto Martelli, che era il figlio di Giordano Bruno. Ok, io partii con mio papà e andai in questo studio a Milano, emozionatissima, una paura folle, anche perché era un po' diverso. I ragazzini adesso a 16 anni, 17 anni sono molto intraprendenti, io a 16 anni ero una veramente molto ingenua, molto piccola, per cui ero anche impaurita, non sapevo in realtà che cosa dovevo fare. Fatto sta che mi fecero interpretare Bambino Pinocchio, che era praticamente questa sorta di provino sigla che andava poi in onda, sarebbe poi andata in onda negli anni 80. E questo è successo, io ho cantato Bambino Pinocchio e Bambino Pinocchio entrò in classifica. Fu buona la prima, tennerò valido il provino o accettata la tua voce fu necessaria una seconda registrazione? Beh no, allora considera che in realtà era un provino sigla, cioè nel senso che comunque io cantai la canzone, cioè feci il provino perché comunque loro volevano sentire anche come interpretavo, come cantavo, eccetera, però avevano già parlato sia con Maria Leventre sia insomma con il maestro, eccetera, che gli aveva detto un po' com'era la mia voce, che era insomma una voce cristallina, una voce, e quindi però insomma mi ricordo che sì, no, la cantai proprio, cioè feci una vera e propria registrazione, perché poi dopo andava in onda e si faceva il disco, quindi era come se io stessi registrando una canzone per lo Zecchino d'Oro, e quindi la cantai invece a Milano con Augusto Martelli. Senti, ma in quegli anni lì, quindi avevi 16 anni, eri stata anche tu un'ascoltatrice di sigle, tu ti ricordi da bambina quali sigle ascoltavi, se ti piacevano, ci facevi caso in televisione, il tuo primo 45 giri acquistato di una sigla, allora, o regalato? Ti dico, io amavo tantissimo la Disney, e quindi guardavo tanti film della Walt Disney con tutti i relativi dischi, controdischi, perché mi piaceva tanto. Mi piacevano i cartoni animati, ma forse ci prestavo meno attenzione, a parte un cartone animato, e lo dico sempre, ma è la verità,
che io amavo, che era appunto Charlotte. Io amavo la sigla e amavo il cartone, e mi ricordo lo guardavo con mia sorella che era piccolissima, e con la scusa di mia sorella comprai il 45 giri e con la scusa sempre di mia sorella lo ascoltavo 100 miliardi di volte, perché mi piaceva proprio il ritmo, la sonorità, il cartone, le parole, insomma, il testo, mi piaceva tutto e lo cantavo ininterrottamente. Così un disco 45 giri di Biancaneve e i Sette Nani, che era un audiolibro in realtà, che io avrò ascoltato credo da bambina 150 milioni di volte, e poi pensa un po', l'ho fatto pure io. È vero. Anch'io ho fatto un audiolibro, pensa bene. In esclusiva per Radio Animati, se ti chiedessimo di canticchiarci il ritornello di Charlotte, te la ricordi? Questo sì. Questa è la canzone di Charlotte. Na 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 na. Bellissima, bellissima, bellissima. Anzi, peccato non trovo più il 45 giri, perché in un trasloco purtroppo, sai come si fa, me l'hanno perso, perché se ci tenevi. Ci tenevo molto, sì. Pensando alla tua carriera artistica, abbiamo citato prima Alessandra Valeri Manera, ha avuto un ruolo fondamentale, produttrice, autrice di quasi tutti i testi delle tue sigle. Hai un ricordo particolare del primo incontro? Che impressione ti fece la prima volta? Ma considera che Alessandra era una ragazza giovane anche lei quando ci siamo incontrate, per cui era una persona magnifica, devo dire abbastanza severa, perché comunque poi alla fine per fare il produttore comunque devi essere una persona molto cioè con le idee molto chiare, molto ferma, e se vuoi arrivare al tuo obiettivo devi essere abbastanza tenace e forte, non puoi pensare. Quindi insomma lei era una persona così, molto brava, molto in gamba, con una grande intuizione, non c'è niente da fare, cioè io ancora oggi quando ho qualche dubbio che la chiamo e lei immediatamente mi dice sì, no, fallo, non farlo, non mi piace, mi piace, cioè, ed è bravissima, cioè non c'è niente da fare. A fianco di lei hai avuto tantissimi musicisti che si sono alternati, da Martelli, sia Giordano Bruno sia Augusto, Nini Carucci, Fasano, Chiara Valle, Giorgio Vanni e Max Longhi, con tutti questi e artisti, anche il figlio di Mina. E anche Massimiliano Pani, ovviamente. Che rapporto hai avuto con questi professionisti e hai trovato differenze nel lavorare con loro? Guarda, non so se ho avuto fortuna io, comunque io mi sono trovata bene con tutti. Certo, è normale quando tu lavori con maestri differenti, ognuno ha la sua personalità, ognuno ha il suo carattere, quindi non è che siano tutti uguali. Però io ho un carattere abbastanza tranquillo, cioè sono una persona che sa ascoltare e quindi sa anche capire quello che in realtà tu vuoi. Di conseguenza non ho mai avuto problemi particolari e mi sono sempre molto divertita. E Nini Carucci è stato un maestro che mi ha formato tantissimo. Molto severo, devo dire, in alcune circostanze è stato molto molto severo, perché io ovviamente ero comunque una ragazzina e avevo l'età della ragazzina, quindi magari ogni tanto non mi applicavo come dovevo, e lui invece mi è sempre stato molto vicino, mi ha aiutato e mi ha formato tanto, e quindi lo ringrazio, perché ancora oggi quando riascolto le mie registrazioni devo dire che sono bellissime, dopo 30 anni sono ancora bellissime, quindi vuol dire che lui aveva, insomma, era riuscito a cogliere comunque la mia personalità. Una sigla in particolare di Carucci che ti richiese molta applicazione, che fu difficile per te magari capire quello che il musicista, in quel caso l'autore, voleva? Io ad esempio mi ricordo che Rimboccata dalla luna la città già dorme, io la incisi di sera dopo la trasmissione di Licia, perché noi facevamo le registrazioni di Licia, poi la sera dovevo cantare se le canzoni non erano tutte pronte, e mi ricordo lì ebbi molta difficoltà, uno perché ero stanca e due perché non riuscivo a capire come il maestro volesse che io la interpretassi, per cui io ho avuto, insomma, in quel momento si ebbe un attimo di sconforto, mi ricordo mi misi a piangere, sì è vero, mi misi a piangere, volevo andarmene, insomma, e Alessandra e il maestro invece poi mi aiutarono, mi dissero no, non ti preoccupare, se non ti viene la facciamo domani. Invece poi dopo io, che sono una persona, un capricorno, ho detto no, adesso la voglio fare stasera, perché io sono fatta così, nel momento in cui tu mi dici no, dai, vai, fa lo stesso, la facciamo domani, è come se io stessi fallendo in quel, certo, momento, no, e non voglio essere così, per cui, e infatti poi la cantai
in 10 minuti, perché probabilmente io non riuscivo a capire che cosa mi stava dicendo il maestro in quel momento, certo. E quindi io non ce la facevo, può capitare. Beh, però poi la canzone è rimasta. Venne messa in Da quale momento, da quale sigla, cantare è diventata la tua professione? Cioè, hai capito che non sarebbe stato più il gioco che poteva essere il valzer del moscerino, ma sarebbe diventata la tua professione? Ma forse da Licia, perché sai, prima io interpretavo tante sigle che andavano in onda, andavano in classifica, vendevano. Però io ero soprattutto un nome, insomma, sai, il pubblico non mi conosceva, non avevo un volto in realtà. I primi anni era cantata da Cristina D'Avena, ma chi era Cristina D'Avena? Da Licia, insomma, quando cominciai ad andare in TV e a presentare la canzone dei Puffi, o perché aveva preso, insomma, il disco d'oro, o interpretai appunto Licia nei telefilm, allora da lì cominciai a capire che comunque era diventato una cosa importante. Cioè, mi fermavano per strada continuamente, mi mandavano lettere, mi cercavano ovunque, facevo tantissimi concerti, insomma, alla fine mi sono resa conto. Ma a prescindere dal fatto che a me anche oggi, per me cantare è rimasto comunque sempre un gioco, nel senso che so che è la mia professione, però lo faccio con tanta umiltà e tanta semplicità, non so come spiegarti, che probabilmente ancora oggi non mi rendo conto della cosa straordinaria, no? E forse questo mi aiuta a rimanere sempre con i piedi per terra, perché alla fine, nel momento in cui tu ti rendi conto che è una cosa bella e che la fai appunto con il cuore, ma e non ti aspetti tanto di più, però ti arriva e ti ci trovi dentro, ma lo vivi con semplicità, insomma, questo è in realtà, poi è molto meglio, perché si va avanti con più con meno fastidi e invece con più soddisfazioni, perché anche quando magari una cosa non è come vuoi tu e non arriva ad essere come vuoi tu, trovi sempre il lato positivo e vai avanti comunque per la tua strada sempre con la stessa forza. Invece se ti cominci a deprimere, allora magari lì arrivano i problemi, più difficili. Lo sguardo è tenero e splendente, quelli che sono vicino a te. Nell'85 Licia fu un ciclone che cambiò la tua vita, e i telefilm successivi, che finalmente sono tornati in TV con grandissimo successo, furono la tua affermazione, come hai appena detto. Cosa ti ricordi di quell'esperienza ai telefilm? C'è qualche aneddoto che ti ricordi in particolare di quei tanti anni poi dedicati a registrare i telefilm di Licia? Ma guarda, ci sono tante cose da dire. Considera intanto che è stata una, ecco, anche ad esempio a livello di recitazione, ok, insomma, è stata un'esperienza indimenticabile, perché io ho lavorato ad esempio con grossi attori e ad esempio con grossi doppiatori. Parliamo di Pietro Ubaldi, che faceva la voce di Marrabbio e del gatto Giuliano, che poi adesso è diventato un mio carissimo amico, ma che ha un bagaglio di esperienza non indifferente, infatti è più grande di me, voglio dire, per cui, ed è una persona fantastica, e siamo stati bene, ci siamo divertiti, abbiamo lavorato, abbiamo giocato, ci siamo scoperti, perché poi c'erano tanti ragazzi che facevano non certo gli attori, ma i modelli, vedi Pasquale, c'è tutto un altro lavoro, e quindi insomma siamo cresciuti insieme. Aneddoti divertenti te ne potrei dire tanti, dalle mie cadute alle battute mai dette, agli sbagli, agli amori, alle tragedie, cioè, voglio dire, ce ne sono tanti, però devo dire la cosa più importante è stata proprio il fatto di avere mantenuto una grande amicizia sul set. Veramente eravamo tutti amici, nessuno voleva prevaricare sull'altro, e comunque c'è sempre stata una grande lealtà, una grande stima reciproca. Mi sono divertita e veramente rimpiango questi anni, e mi auguro che si possa invece riprendere in mano un po' questa vita che io magari un po'
perché mi ero impigrita un po', perché non ne ho avute le occasioni eccetera, però era una vita importante anche a livello non solo di formazione ma a livello anche professionale, ma anche per chi ti guarda, perché alla fine il telefilm, la fiction fa parte di te. Certo. Le serie dei telefilm di Licia furono trasmesse a pochi mesi di distanza l'una dall'altra. Ti ricordi se furono girate assieme in un'unica produzione oppure se ogni serie nasceva immediatamente dal successo della precedente? Più o meno sì, cioè nel senso che in realtà la prima serie era stata scritta come prima serie. Esatto. Non sapeva se avrebbe avuto successo. Nel momento in cui abbiamo capito che la gente impazziva, hanno scritto la seconda, ma era finita lì. Nel momento in cui anche la seconda ebbe un successo pazzesco, si scrisse la terza serie, finché siamo arrivati alla quarta, dove mi sono sposata e tutto quanto. Per cui, no, però voglio dire, non abbiamo mai avuto la presunzione di dire no, adesso scriviamo 380 puntate alla Beautiful. No, noi abbiamo fatto le cose con molta calma, abbiamo fatto la prima, abbiamo visto che la prima era piaciuta tantissimo, hanno scritto la seconda e via dicendo. E così è stato anche per Arriva Cristina in realtà. Certo. E io infatti volevo arrivare proprio lì. Nell'88 il passaggio ad Arriva Cristina. I tuoi familiari si ritrovavano in qualche modo nelle vicende di Arriva Cristina? Una domanda che ho sempre in mente. Che ne pensava Clarissa di chiamarsi Francesca nel telefilm? Ma se io ti dico che Clarissa ha come secondo nome Francesca, perché Clarissa si chiama Clarissa Francesca Elisabetta, quindi il nome... Però insomma no, non devo dire che anche lei si è sempre molto divertita. Alessandra ha accolto molte mie cose, tipo il fatto che non mi sveglio la mattina ed è verissimo, il fatto che non sento la sveglia ed è verissimo, e infatti purtroppo anche oggi non sento la sveglia, quindi che io debba mettere più sveglie, questo è vero, che io però sia una persona che cerca di mettere la pace, è vero, perché sono una persona che cerca di dialogare, quindi insomma cerca di far capire più o meno tutti, perché comunque alla fine con il dialogo si risolvono sicuramente molte problematiche, e quindi nel mio telefilm io ero sempre quella che metteva e cercava di controllare sempre tutto, ed è vero, quindi insomma alla fine ci siamo abbastanza ritrovati, dai, in questa serie, ed è una serie molto carina, devo dire. Quindi anche la famiglia un po' si rivedeva, c'era qualcosa? Secondo me sì. Nella mia famiglia tanto affetto c'è. Senti, alla fine degli anni Ottanta, in quel periodo, insomma, intorno a Arriva Cristina, ci furono anche degli importantissimi concerti per la tua carriera. Sì. Io mi ricordo il Palatul Sardi di Milano e poi da lì una lunga tournée in giro per l'Italia. Che cosa ricordi di quella che fu un po' la prima esperienza importante di una tournée molto, molto lunga, un sacco di date in giro per l'Italia? Ma a parte il fatto che io ho fatto per due volte il Palatul Sardi e il Filaforum di Assago con tutto esaurito, e ho devoluto in beneficenza l'intero incasso. Intero incasso, questo vuol dire che tutto quello che noi abbiamo usato, dal service al palco, tutti hanno dato il loro contributo a gratis, e proprio perché siamo riusciti a trovare anche degli sponsor che riuscivano a supportare delle spese, e siamo riusciti a non togliere una lira addirittura alla SIAE, che tu sai che è, siamo riusciti a farci fare insomma un forfè in maniera tale che si potesse dare insomma il più possibile all'ARC, no? E quindi avendone fatte tre, abbiamo fatto due Palatul Sardi e un Filaforum, sono stata molto contenta insomma, perché siamo riusciti a dare un assegno bello importante, quindi... Ed è stata un'emozione incredibile, perché vedere veramente 14.000 persone che erano lì per te, perché veramente c'ero io e c'erano 3.000 persone fuori, ma tutte e tre le date, per parlarti di queste tre date importantissime, tutto esaurito sempre, cioè io mi ricordo quando dovevo salire sul palco, soprattutto al Filaforum, io non avevo una paura incredibile, perché mi cominciarono a chiamare per un quarto d'ora urlando, e io dico no, io ho una gran paura, cioè dovevo affrontare 14.000 persone, cioè non è che stiamo parlando, voglio dire, insomma... E il Filaforum è un impegno, no? Insomma, poi alla fine è stato fantastico. Apriamo tutti. Poi voglio dire, tutto quello che ho fatto successivamente, quindi tutti i concerti, gli spettacoli, era sempre così ed è tuttora così. Quindi questo vuol dire in realtà che io allora ero
emozionatissima e ancora oggi mi tremano le gambe, quindi vuol dire che quello che fai lo fai, e si torna alla prima domanda, proprio con amore infinito, non c'è niente da fare. E io sono una persona non intraprendente, quindi sono una persona anche abbastanza timida, tra virgolette, molto discreta, che sta sempre un passo indietro piuttosto che due passi avanti, perché non mi piace, e quindi qualunque cosa la vivo sempre con più timidezza. E anche il mio lavoro è normale che insomma mi impegna, ogni tanto mi spaventa, perché sai, quando ti trovi davanti a tante persone che sono lì per te, che ti aspettano, che vogliono cantare, e se non riesce, se non viene bene, se non piace e se non è azzeccato le canzoni, sai, sono sempre comunque responsabilità della tua carriera, di quello che fai, no? In tutti i campi, in tutti i lavori. Ma pensa quando tu sei davanti alle persone che sono già lì e ti aspettano. Abbiamo citato prima Massimiliano Pani. Sì. C'è una canzone scritta da lui con Alessandra Valeri Manera del monografico di Palla al centro per Rudy, che con testo diverso fu ricantata addirittura da Mina. È vero. Che impressione ti fece sapere che una tua canzone veniva ricantata da Mina? È vero. Quando me l'hanno detto io mi sono emozionata tantissimo. Infatti lì per lì non ci credevo, ho detto ma non è impossibile, se no ci vuole veramente così. Io sono rimasta così, senza parole. Tra parentesi la ringrazio, perché veramente mi ha regalato un sogno, un qualcosa di molto bello. Quindi ha arricchito il mio cuore in maniera esagerata. E poi Massimiliano è una persona strepitosa, io ho avuto modo di conoscerlo, è una persona di un'umiltà, di una semplicità e di una carineria che neanche vi aspettate, mi potete aspettare. E ho cantato bene con lui e mi ricordo la canzone Siamo fatti così, e che mi ha scritto lui, che ancora oggi quando canta ai concerti i ragazzi impazziscono, perché non lo so, mi ricordo la cantai in pochissimo tempo, lui mi fece tanti complimenti perché mi disse sei quasi come la mia mamma, dice la mia mamma canta due o tre volte e va bene, dice, e tu sei abbastanza simile. Io non mi volevo paragonare alla sua mamma, però mi fece questo complimento, perché poi tutto bene, la canzone mi piaceva tantissimo, per cui quando poi una canzone ti piace tantissimo veramente ci metti ancora meno, perché te la senti dentro, no? E fu una sorpresa, mi disse guarda Cristina, a me va bene così. Dico come va bene così? Sì, guarda, dice, avevo fatto tre tracce mi sembra, dice, no guarda Cristina, è talmente bella che va bene così. Mi lusingò moltissimo e lo ringraziai, e ti ripeto, è una persona straordinaria. E lavorando con lui ti ha mai portato dei provini cantati dalla mamma? Ci sono due sigle la cui prima versione... Purtroppo no. Però sono stata in studio dove canta la sua mamma. Ah, questa è una bella soddisfazione. Beh, voglio dire, sono andata a registrare a Lugano, dove la sua mamma qualche giorno prima era andata a fare una sua cosa e a cantare una sua canzone, quindi vedi tu. Ti ricordi che cosa hai cantato lì? Ho cantato tutte le canzoni di Massimiliano, quindi da Siamo fatti così, Prendi il mondo e vai, tutte nel suo studio, quindi ho toccato tutto quello che ha toccato anche la sua mamma, tra parentesi. Senti Cristina, da qualche anno sempre più spesso firmi anche i testi delle tue canzoni. In questo pensi che i tanti anni sotto la guida di Alessandra in qualche modo ti abbiano aiutato? Cioè tu pensi che in qualche modo c'è stato una sorta di così di aver imparato anche da lei qualcosa anche sotto questo aspetto? Sì, penso proprio di sì, perché alla fine il testo del cartone animato deve essere un testo molto diretto, molto semplice. Cioè le canzoni dei cartoni animati devono arrivare dritte al cuore, non c'è niente da fare. Quindi anche i ritornelli devono essere ritornelli e devono essere semplici, perché le devono cantare i bambini. Questo mi diceva sempre Alessandra, cioè il ritornello non devi mai cambiarlo, cioè puoi cambiare la strofa, ma il ritornello deve essere sempre lo stesso, un po' tipo tormentone, perché i bambini devono impararlo e la prima cosa che imparano è il ritornello. E quindi, infatti, in tutte le mie canzoni,
insomma, che io ho scritto, e il ritornello è sempre molto fluido, molto semplice, molto, e molto ripetuto anche tre volte perché è così ed è vero che alla fine, se tu ci pensi, la prima cosa che ti viene in mente è il ritornello. È che siamo fatti così, siamo proprio fatti così. Ti viene in mente il ritornello, kiss me, cioè ti viene sempre in mente il ritornello, non la strofa. Ma ti capita ogni tanto che c'è qualche sigla che dice, questa non la ricordo proprio? Qualcuna purtroppo ogni tanto mi capita che se mi fai la domanda a bruciapelo dico, oddio, aspetta un attimo. Perché comunque, sai, ne ho cantate quasi 700, quindi cioè, non sono poche. E magari qualche canzone che ho cantato veramente poco, o magari ho registrato, inciso, è andata in onda, magari cartoni minori che magari sono andati in onda solo per che ne so, la mattina, per poco tempo, ma anche poche puntate. Magari poi non le ricanti e poi magari ti vengono in mente perché comincia a aspetta, forse faceva così, magari leggi il testo, allora ti viene in mente, però c'è qualche pezzo che magari non mi ricordo, ma sono veramente molto pochi, dico la verità. 3 anni fa a Roxy Bar, il primo concerto con i Gem Boy. Come chi ha avuto la geniale intuizione di portare su uno stesso palco Cristina con i Gem Boy? Cioè, col senno di poi la contaminazione è stata più che felice, ma non eri preoccupata dal salire sul palco con gli autori di Ammazza Cristina? Ammazza Cristina, eccomi qua. Ammazza Cristina, ma chi lo sa? Considera che è stata mia sorella e Red Ronnie, intanto. Hanno avuto loro due questa brillante idea che mi hanno praticamente inculcato all'inizio, dicendo ma sì, ma dai, insomma, alla fine mia sorella, che ha un influsso, poi lei oltretutto lavora con me perché è ufficio stampa, è molto brava, molto in gamba, e quindi ha anche un influsso abbastanza importante su di me, quindi devo dire che mi ha convinta, ha detto guarda che sarà geniale. E così abbiamo fatto, insomma, questo esperimento a Roxy Bar ed è stato un successo. E da lì è partito tutto un meccanismo grandioso, meraviglioso, perché i concerti, insomma, con i Gem Boy sono concerti di tendenza, sono concerti che piacciono, perché alla fine canti le canzoni, ti diverti, sono ben riarrangiate, ci sono le gag, insomma. È veramente, secondo me, un concerto da vedere, insomma. C'è stata una sigla che, riproposta dal vivo in questa occasione con i Gem Boy, ha avuto un'acclamazione di pubblico che non ti saresti aspettato? Cioè, che magari tu tenevi a quella sigla, era una sigla importante, ma nel momento in cui l'hai fatta dal vivo hai detto, accidenti però, che risultato? È stata Vola mio mini pony, con la geniale idea di iniziare a cantarla, diciamo, com'è l'originale, e poi Carletto parte, la canta in versione rock, ed è Vola mio mini pony, è bellissima, perché c'è veramente questa contrapposizione dell'eleganza di questa canzone famosissima e dolce, eccetera, con, diciamo, l'intraprendenza di Carlo, che ne fa di tutti i colori e la canta in versione rock. Ma è piaciuta da impazzire, cioè il pubblico impazzisce. E poi credo che tu l'abbia vista. L'ho vista. E avete pensato di fare un punto della situazione con un CD dal vivo, un CD live, un riassunto di questi concerti? Allora, ci abbiamo pensato. Burocraticamente apparteniamo a due case discografiche diverse, per cui è un po' difficile metterci d'accordo, cioè nel senso che l'idea c'è, sia io e sia i Gem Boy abbiamo in effetti valutato questa ipotesi, però ci sono prima tanti passaggi che dobbiamo districare. Sì, bravo. Okay. Perché sai, appartenendo appunto a due case discografiche diverse, insomma, bisogna mettersi d'accordo. Le scalette dei concerti con i Gem Boy come nascono? Chi è che dice, aggiungiamo questa canzone, togliamo questa, perché non rispolveriamo? Più io. Diciamo più io. Infatti questo Carlo me lo dice sempre, decidi sempre tutto te. Dico sì, però più io. Nel senso che sai, essendo il concerto di Cristina D'Avena con i Gem Boy, è come se fosse casa mia e comando io. Poi accetto
tutte le idee, tutte le critiche da Carlo e dal mio staff, però diciamo io e il mio staff, quindi io, Andrea, Clarisse, insomma, che sono le persone che mi sono più vicine, sono i miei collaboratori più stretti, siamo noi che in realtà decidiamo la scaletta dei concerti. Molti dei tuoi dischi sono fra i più collezionati, hanno raggiunto valutazioni sul mercato dei collezionisti incredibili. Avresti mai pensato che un giorno un tuo 45 giri, un tuo disco arrivasse a cifre simili? E soprattutto se tu hai tutti i tuoi dischi? Io li ho tutti e non pensavo che arrivasse ad una cifra, a cifre altissime, no, questo non me l'aspettavo. E devo dire, su questa cosa io ci sto riflettendo parecchio, cioè io di una cosa sono veramente molto contenta, cioè che sono riuscita comunque negli anni a far capire quello che io volevo dare al mio pubblico, a far capire che non ho mai abbandonato il mio pubblico nonostante magari avessi pressioni del tipo ma no, facciamo Sanremo, ma no, facciamo questo, ma no, cambia il modo di cantare, ma assolutamente no, cioè io, sono me stessa e canto così, non ho bisogno di fare o di cantare con il vibrato o fare chissà quale situazione per, le canzoni dei cartoni animati sono canzoni semplici e più sono semplici e più sono belle, più sono arzigogolate più non c'entrano niente, e quindi io nel tempo, e sono passati 30 anni, io ho voluto veramente dimostrare al pubblico che con la semplicità, con l'essere se stessi, si arriva ovunque, perché io non ho mai cambiato il mio modo di essere, non ho mai cambiato la mia personalità, quindi il mio modo di cantare, sono sempre stata la stessa dalla prima alla canzone di oggi e così lo sarò anche fra 10 anni, non sono sempre io, però il pubblico mi ha capito, cioè il pubblico mi ha premiato, cioè il pubblico è un mio amico, sono miei amici, ora siamo tutti amici, questo è importante invece da dire. Anche se non siamo snorchi. Anche se non siete snorchi, ma forse siete un po' snorchi invece. Forse siamo anche un po' snorchi. O un po' puffi, dai, perché no? Nel 2010 hai rinnovato il tuo sito e soprattutto hai aperto il tuo Facebook ufficiale. Tra le cose che spesso anche a noi scrivono alla radio e chiedono è se esiste un fans club ufficiale di Cristina D'Avena. Non esiste, ma esisterà, cioè nel senso che ci stiamo pensando, io sono un po' lenta in questo e dovete avere molta pazienza, io sono un po' pigra e un po' lenta, però ci arrivo, okay. Però ci arrivo, e poi quando ci arrivo facciamo le cose in grande, perché quindi ci stiamo già pensando con i miei collaboratori, quindi al più presto ve lo comunicherò. Ottimo. E con Facebook che rapporto hai? Ti piace questo canale molto diretto, visto che lanci spesso dei sondaggi fra le tue sigle, delle guerre fra sigle, sì, diciamo, sì, così, pacifiche? Mi piace moltissimo il fatto di far votare i cartoni animati più che le sigle, perché noi facciamo il sondaggio soprattutto sui cartoni animati. A volte io rimango senza parole, magari votano più un cartone magari piuttosto che un altro, mi aspetto un'altra cosa. Però è molto importante, perché anche quando magari scegli le canzoni per, non so, ecco, per i concerti, ok, mi baso anche proprio su questo, anche proprio sulla preferenza del pubblico, quindi magari se il pubblico adora più Rossana piuttosto che un altro cartone, o più D'Artagnan piuttosto che Robin Hood, o viceversa, allora sai, tu cominci a capire, dici, allora aspetta, magari facciamo questa piuttosto che quell'altra, e poi è un canale molto diretto, ribadisco, anche lì sono stata un po' lenta, devo però dire, i miei collaboratori mi dicevano ma sbrigati Cri, ce l'hanno tutti Facebook, e io facevo un attimo, adesso arrivo anch'io, e ci sono arrivata, è divertentissimo, ci sono già tantissimi amici, anzi iscrivetevi ragazzi, perché dobbiamo essere tanti, dobbiamo superare tutti, dobbiamo essere milioni, e quindi iscrivetevi e niente, quindi anche lì insomma mi diverto, mi piace. Oggi su Radio Animati celebriamo i 30 anni di sigle da Bambino Pinocchio, tu hai in serbo qualche sorpresa? Per questi 30 anni di carriera. Ma aspetta, siamo ancora all'inizio. Adesso fammici pensare, perché ne abbiamo tante di idee, ma anche lì sono lenta, e quindi scegliere l'idea più giusta mi ci vuole un po', però secondo me sì. Non so se a livello discografico o se con un grosso concerto o addirittura con qualche altra cosa, però sicuramente un'idea ci sarà. Cristina, noi ti ringraziamo, Radio Animati ti segue sempre, questa giornata, questo Cristina Day è tutto per te, noi abbiamo voluto iniziare questi festeggiamenti, ora sta a te portarli avanti.
E io vi ringrazio tantissimo. Continuate a seguirmi, ragazzi, perché io vi ho nel cuore, e se sono Cristina D'Avena è veramente grazie a voi. Quindi l'applauso principale lo devo a tutti i fan che hanno fatto sì che Cristina piccola diventasse Cristina D'Avena. Quindi